One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentornati! Oggi compie gli anni Mahershala Ali, attore premio Oscar per il film Moonlight, che noi vogliamo celebrare con un'altra pellicola che lo vede protagonista. Un film utile per accendere una nuova luce su una questione ispirata a una storia vera che non è mai stata raccontata bene fino in fondo. Siamo in Virginia, all'inizio degli anni 60, nel pieno della segregazione razziale. Uomini e donne di colore non possono frequentare gli stessi ambienti dei caucasici. La NASA non fa eccezione per quanto riguarda le distanze razziali. È una realtà prestigiosa e complicata. In questo scenario si muovono tre ragazze. Il film è Il diritto di contare. La NASA è appunto impegnata ad accelerare la corsa allo spazio dopo che l'Unione Sovietica ha fatto notevoli progressi con il lancio dell'astronauta Yuri Gagarin. Il programma americano vuole rispondere al più presto con il lancio di una capsula pilotata dall'astronauta John Glenn e per questa ragione recluta le migliori forze scientifiche a disposizione. La vicenda, raccontata in un libro di Margot Lee Shetterly, riporta quanto accaduto alla matematica, scienziata, fisica afroamericana Katherine Johnson. Ci mostra la fatica e le traversie per imporsi in un mondo nel quale, se nasci donna e per giunta di colore, non solo non puoi sperare di affermarti, ma devi rassegnarti a una condizione di forte discriminazione che penalizza completamente la tua vita. Memorabile ed esemplificativa è la sequenza che vede la protagonista impegnata a percorrere un chilometro a piedi all'interno degli uffici della NASA per poter raggiungere l'unica toilette riservata ai neri. Mi occorrono dei numeri che ancora non esistono. Trovatemi un matematico prima che i russi piantino una bandiera sulla luna. Avete un documento? NASA, signore. Non avevo idea che assumessero. Ci sono parecchie donne nel programma spaziale. Cosa fate per la NASA? Calcoliamo le traiettorie. Non vai da nessuna parte senza i numeri. Sbavi per questi uomini bianchi. Abbiamo gli stessi diritti. Ho il diritto di vedere il fascino in ogni colore. L'intelligenza di Katherine e le brillanti prestazioni sul lavoro piano piano arrivano a scalfire quel muro di pregiudizio e diffidenza riservato a lei e alle sue colleghe. Arriverà ad avere un ruolo determinante per la conclusione di alcune missioni spaziali che hanno cambiato la storia dell'uomo, ma che ufficialmente vengono sempre riferite a maschi, bianchi, americani. Questo film del 2016 ha ricevuto 3 candidature all'Oscar e 2 al Golden Globe, oltre ad avere importanza culturale e sociale. Vanta un cast di grandissimo livello. Protagonista è Taraji P. Henson, vista in diverse pellicole di successo e nella serie TV Empire. Intorno a lei, Jim Parsons, lo Sheldon di The Big Bang Theory, Kevin Costner e il nostro festeggiato Mahershala Ali, che interpreta un militare amato dalla protagonista. E poi, per finire, Kirsten Dunst, Octavia Spencer, premio Oscar per The Help, e la star musicale, nonché modella, Janelle Monáe. Il diritto di contare è disponibile su Disney Plus e Apple TV. Fazzoletti 3 su 5, perché racconta con grazia, senza essere superficiale, il mondo dell'emancipazione sociale e della conquista dei diritti degli afroamericani. Buona visione e a domani!